preghiera armonia perfetta tra creatore e creature. La preghiera di riferimento è il cantico, la laude scritta da Francesco, il cantico a Frate Sole. Tu e sole. Orante è soltanto Gesù, e soltanto Lui può fare una preghiera armoniosa, soltanto la sua è una preghiera di armonia perfetta. Ho trovato sul vocabolario italiano il significato di armonia, consonanza di voci o di strumenti, consonanza cioè un solo suono, la scienza degli accordi musicali. Chi ha studiato un po' musica sa che non si può suonare il piano o qualsiasi strumento se non si studia armonia, che è appunto la scienza degli accordi musicali, perché se si sbaglia a mettere gli accordi si stona. Ancora, è proporzione delle parti in un tutto qualsiasi. Ancora armonia è armonia di luci, di colori. E armonia, che forse è quella che interessa in modo particolare in questo momento a noi, è concordia di pensieri e di volontà. Quindi già concordia, sinonimo di armonia, ci fa capire che è un fare dei cuori un solo coro, no? Concordia, fare un solo cuore. Anzi, a una spiegazione del genere, a una bellezza del genere, chi è che non desidera l'armonia? Tutti vogliamo l'armonia in famiglia, nella nazione, dentro noi stessi. Tutti siamo alla ricerca dell'armonia, tutti aspiriamo all'armonia. Beh, l'armonia. Nel cuore di Dio Trinità, la perfetta armonia, o meglio, Dio è armonia, sinonimo anche di bellezza e di concordia, come vedevamo prima. Questa armonia è stata riversata nella creazione dall'amore del Padre, che volle mettere ordine nel caos primordiale. Con la sua parola chiamò alla vita tutte le creature e ogni cosa creata portava un raggio del suo splendore, della sua bellezza. Dio vedeva le cose che creava e ne gioiva. Dio vide che era bello, leggiamo nella Genesi. O c'è un'altra interpretazione. Dio vide, due punti, era bello. Da ultimo creò l'uomo perché potesse rivelare la bellezza dell'universo. Nell'immensità dell'universo, l'uomo è il più grande e il migliore riflesso della magnificenza di Dio, poiché è stato fatto a sua somiglianza e posto a capo di tutto il creato. E c'è proprio il Salmo 8 che ci fa proprio contemplare la bellezza dell'uomo. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. L'uomo, ammirando il creato, prorompe in un inno di riconoscenza: o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, perché comprende la propria piccolezza e riconosce la grandezza di Dio. E come dice il nostro fondatore al numero 1, egli porta in sé il riverbero di quella divinità di cui era ritratto.
Però sappiamo anche che non conserva sempre questo riverbero, perché c'è stata questa ribellione e quindi l'armonia nel cuore dell'uomo fu tolta, no? Ci fu il peccato e quindi la frattura, la disarmonia. E allora Gesù viene nel mondo a ristabilire l'armonia. Leggiamo nella Costituzione Apostolica per l'Ufficio Divino di Paolo VI, quelle pagine che introducono a principio e norme, dice così Paolo VI: Gesù con la sua vita ha introdotto nel mondo il canto di lode che risuona eternamente nelle sedi celesti. Allora, questa armonia nelle sedi celesti, Gesù venendo sulla terra lo riporta, rivelandosi egli stesso come l'eterna lode del Padre, il figlio amato, l'eletto che fa tutto quello che il Padre gli manifesta. Mio cibo è fare la volontà del Padre. Con la sua obbedienza Gesù ci ha abilitati di nuovo alla gioia di essere figli nel Figlio e quindi ha ristabilito in noi l'armonia. Ci piace riportare la gioia del nostro fondatore dinanzi a tale mistero. Al numero 5 dice: quanto sono ammirabili in quest'opera, quella appunto della riconciliazione, e trascendenti ogni mente umana, l'onnipotenza, sapienza e bontà divina che si nascondono eppure gloriosamente trionfano in un Dio incarnato. Quanto è ineffabile, attraente, caro, quel bacio amoroso che si danno la giustizia e misericordia di Dio sulla fronte di quest'ostia innocente, santa ed immacolata solo per amore. Ma insiemamente quanto dovrebbe di continuo sulla terra penetrare bene addentro ogni mente e dominare suavemente ogni cuore, questo magnifico mistero che è Gesù Cristo, vittima di infinita carità immolata per gli uomini. Quindi Gesù ristabilisce questa armonia con la sua obbedienza al Padre.